sicuramente la terza partita è la prima volta in questa stagione che facciamo 3 partite in una settimana, perciò sicuramente i giocatori non sono ancora abituati a fare, però qualcuno dovrà fare le 3 partite. L'aspetto degli attaccanti sono abbastanza tranquillo. Credo che in questo momento tutte le squadre non hanno omogeneità nella condizione fisica dei giocatori, c'è chi sta meglio, chi peggio, chi viene da un infortunio, chi è arrivato dopo. Credo che all'inizio è un problema di tante squadre che sappiamo e che comunque sappiamo chi deve lavorare di più, chi di meno. Baroni si è fatto male tanto, è un infortunio brutto, però abbiamo alternative. Adesso ci si è fermato Siniscalchi, che è un problema per noi, però ci abbiamo ancora curato, abbiamo Capuano, Bighenti, Ariaudo, abbiamo altre soluzioni, anche ogni tanto un quinto può fare il terzo di difesa come Salvi. Ci siamo. No, fa sempre piacere. Massimo è stato un grande compagno di squadra, un grande ragazzo. Noi ci seguiamo sempre perché comunque abbiamo passato tanto tempo insieme e ci seguiamo anche perché conosco le persone, sono curioso di vedere che calcio propongono. Massimo è un ottimo allenatore, un bravo ragazzo, perciò sarà un piacere incontrarlo. Quando vai a Pescara non puoi sottovalutare perché i giocatori giocano in questo campionato da tanti anni, riconoscono le qualità, le Musciai, Galano, questi giocatori che loro riconoscono la forza che hanno. Andare a Pescara e sottovalutare il Pescara è impossibile, la Serie B è talmente livellata che non puoi mai sottovalutare nessuno. Puoi sbagliare partita perché magari l'avversario ti sorprende, ma mentalmente aver sottovalutato l'avversario non credo sia possibile. Io credo che abbiamo delle soluzioni importanti davanti. Tutti gli attaccanti devono capire l'importanza che hanno quando vengono chiamati in causa. Abbiamo dei cambi, pochi allenatori possono permettersi di tirare fuori 2 attaccanti e metterne 2 al 60° di un certo livello come noi.